Gli avevo promesso un video sulla mia room tour. Dunque, questa è la porta della mia camera, come potete ben vedere. La porta della mia cameretta. Vedete? Già, ora si entra. Ed eccoci qua in camera mia. Questa da qui, vedete che ovviamente siamo entrati da qui. Sì, ma va. E comunque da lì io registro. Da questa postazione qui, a volte mi trasferisco qui dove c'è questa, come si dice, questa cassettiera, che è oramai provvisoria perché l'ho messa qui, non so per quanto tempo resterà qui, ma vabbè, dettagli. E qui c'è lo specchietto, lo specchione, anzi lo chiamerei di più, perché questo lo uso più di più per truccarmi che non con quello. Quello quando sono seduta sul letto, a volte mi trucco. Se no, se voglio sedermi sulla scrivania, mi siedo e questo qua lo sposto di là. Vedete? Già. Questi invece sono i miei porta trucco. Vedete? Mi porta trucco. Poi qua c'è tutta l'ambaradan dei miei gioielli. Vabbè, santi santini. Qua c'è un angioletto che mi ha regalato una mia vicina di casa. Vedete? Altri porta bijou, che un giorno farò anche il video del porta bijou. Poi qui c'è un altro porta gioie di mia madre. Sì, qua c'è una trousse di quegli anni che già sapete anche voi, degli anni passati, che è bellissima ancora, ma oramai non la utilizzo più. La tengo qui come reliquia make-up-osa, perché mi piace troppo, adoro. Tra l'altro è di mia madre, di Crisi, ma mi piace lo stesso, vabbè. E qua, queste qua le utilizzo, queste scatole le ho sempre, perché ci metto dentro i trucchi. Mai sia voglio truccarmi in cucina, prendo tutti i tipi di trucchi che ho e li trasporto dalla camera alla cucina o alla sala, dipende dove voglio truccarmi io, vabbè. Che adesso con questo periodo c'è poco da truccarsi, a meno che uno si vuole imbellettare solamente gli occhi, darle un po' più di colore e almeno ridefinirsi un po' le sopracciglia, e vabbè. Poi lì ho la televisione, non so se ve l'ho fatta vedere parecchie volte, ma ho la televisione, e questa qui è una marca di Akai, non so come si pronunci, vedete? Akai, boh, vabbè. A parte la polvere che devo togliere tutto. Allora, anche se ho spolverato, ma si è riaccumulata la polvere, non so come ha fatto, vabbè. Il mio computer fisso, come potete vedere, è il mio computer fisso. E ho anche... qui stavo registrando prima. L'ho fatto provvisoriamente perché non so ancora come mettermi a registrare. Quindi mi sono messa così, con questo... vabbè. Tengo qua il telefono qua sopra e lo appoggio qua la parte per registrare, perché altrimenti non saprei proprio come mettere il telefono, appunto, come posizionare l'inquadratura. Non ho il cavalletto, cioè questo ce l'avrei, ma non ho il sostenitore, l'incastro appropriato per il telefono, e quindi mi arrangio un po' come posso. Comunque, la tastiera del computer fisso, l'altro mio specchietto, l'altra mia mini cassettierina per il portatrucchi, smalto, di tutto qua c'è. Guardate, non mi dilungo di molto, però vi faccio vedere cosa tutto c'ho. Qua c'ho lo smalto, gli smaltini, qualche rossetto, lo specchietto, un tagliaunghie, vedete? C'è un po' di tutto qua. Ecco, avete visto? Poi qua c'è mascara, fondotinta, un temperino e un altro mascara, pieno di mascara praticamente sono, un burro cacao, un correttore e basta, può bastare. Poi qua cosa c'è? Uno specchietto, una crema mani regalata da mia cugina, e poi un correttore, un lucida labbra. Vabbè, vi ho appena detto, uno specchietto. Poi qua altri mascara,
una tinta per farmi le sopracciglia, vabbè, una specie di tinta, se si può dire così. Vi sto parlando di questa cosa, non so, della L'Oreal, sì, che non la sto più utilizzando, chissà che fine ha fatto questa, boh, nel senso, chissà come sarà diventata, boh, vabbè, il colore non c'è qua, boh. Un rossettino, come potete ben vedere, il rossetto, sì. E tante altre cose che non sto più a tirare fuori. Comunque, tante cose belle qua ci sono. Insomma, questa crema ancora sono per metterla nei prodotti da smaltire. Infatti, la dovrò mettere nei prodotti da smaltire. Questo lucido labbra non è che mi fa tanto impazzire. Vi sto dicendo questo di Bottega Verde. Questo qua. Allora, vedo che lo sto prendendo. Eccolo qua, Bottega Verde. Non mi no, cioè, mi piace come colore, per l'amor di Dio, però come Dio ben si voglia, non è che mi fa tanto impazzire la texture da quando non lo sto più utilizzando. Oh, vabbè. Burro cacao, no, che burro cacao. Correttore anche questo, boh, non lo so se ancora, no, vabbè, terminato, quindi cosa dico, non lo so. Era buono, lo devo ancora riprendere, però non ho intenzione. Questo è un eyeliner o eyeliner, come lo si voglia ben Dio chiamare. Revolution, questo è della Revolution, vedete? Sì, si vede, e io. Allora, qua c'ho tutti i miei pennelli e due matriosche. Che qui non vi sto a dire la storia delle matriosche, tanto non gliene frega niente a nessuno, perché tanto non ce ne importa niente. Sono due matriosche regalate da una mia amica, comunque vabbè. Regalate, prestate, che poi se la dimenticate, io alla fine, ah, che strano, me l'ho tenuta, ma vabbè, dettagli. Lì c'è la busta di Sephora, non so se la vedete, da quel vecchio anno e anche mese che acquistai da Sephora, ma non acquisto più perché tanto. Ho sentito parecchi disguidi da parte di alcune ragazze che provano ad acquistare la Sephora. Scusate, sto sistemando sto pennello che mi sa tanto non vuole rimanere, ma vabbè. Allora, vi dicevo, Sephora, sappiamo i suoi disguidi. Tutte le volte c'è chi non ha mai avuto problemi, ma sinceramente acquistare da Sephora a me sì e ni, perché tante volte il servizio clienti funziona e non funziona, quindi no comment. Non credo che acquisterò sempre da Sephora perché dipende. Se vado a acquistare da Sephora, acquisto dal vivo, fisicamente. Altrimenti, mi potete anche vedere in cannocchiale. Comunque, qui c'è tanti pennelli presi da Amazon e alcuni da Pink Panda. Vedete che morbidini che sono veramente morbidi, metti a fuoco, ok. Allora, sono veramente morbidi, perché non metti a fuoco? Metti a fuoco? No, si è fatto peggio. Ok. Allora, vi dicevo, i pennellini di Pink Panda, i pennelli, parliamo bene. Poi qua c'è la matita. Sembra che mi sto facendo la mia postazione make-up, ma non è così. Vabbè, qua insomma un po' di trucchi, un po' di roba di trucchi, profumi, l'acqua termale, e altri profumi, statuette, cose cosine, varie. Insomma, il mio mondo sarebbe questo. Lì non ci interessa, lì sono roba per abbronzarmi, che poi le utilizzo ben poco. Qui c'ho una cremina, qui c'ho il mio porta bicchiere per il mio portabicchiere, che sto dicendo? Il bicchiere porta pennelli sporchi. Qua c'ho le mie portapenne, perché anche io sono un po' cartopazza, nel senso che adoro la cartoleria. Qui dentro, come avete visto, appena visto, ho prelevato il mio piegaciglia. Se vedete che sto barbettando, se sentite che sto barbettando, è perché sono da prima che sto parlando come una matta, ma vabbè. Poi, questa crema qui, aspettate che riesco a prenderla, ok. Questa crema qui, che io ho appena prelevato, è la crema che mi ha regalato mia madrina, che in realtà non è che mi fa impazzire, però la sto utilizzando piano piano. Sono 70, quant'è? 70 grammi di prodotto. Non è che mi piaccia tanto il profumo, perché sa di. Ha un odore, un retrogusto di.
retro fragranza di amaretto, e a me l'amaretto piace, ma non come texture sulle mani, cioè come si dice, come prodotto da mettere sulle mani. Questa profumazione non mi fa impazzire, devo dire la verità. Sono sincera, non è che mi fa impazzire questa crema. Però quella che mi sta piacendo di più e che ho detto in altri video è questa qui della Nivea Viso. Vedete, questa qua Nivea è fantastica, mi piace. Quando la metto in fa l'effetto porcellana. Comunque non ci dilunghiamo troppo. Qui, come vedete, c'è un sacco di dischi, cose, roba di telefoni. Vabbè, come si chiama? L'orologio Dolce Gabbana, lì c'è un porta campioncini, le ho di cose, insomma, ragazzi, lì roba della scuola, di quando andavo a scuola, perché come voi sapete mi sono diplomata nel 2009-2008, sì, 2008-2009 mi sono diplomata. Poi lì c'è la mia enciclopedia, sì, vedete, l'enciclopedia che ogni tanto, quando andavo a scuola, me la leggevo per sapere qualcosa in più, ma vabbè, dettagli che sono sempre interessanti. Lì c'è il mio cavalletto quando voglio registrare con la fotocamera, che sarebbe di là, vedete? È di là. Poi, oltre al cavalletto, qui c'è un'enorme specchiera che non vi voglio far vedere perché avete visto prima. Un'enorme specchiera del mio armadio, vedete quanto è grande? È grandissimo. Sì, più grande di me. Senza momenti, è così, più grande di me, però almeno è un armadio bello spazioso, come potete notare. Poi qua c'è la mia sedia per cambiare, ho posato la mia borsa. Poi qua il letto, come avete visto all'entrata. Contate quanti come ho detto, ma vabbè. La borsa che tra poco vi dirò cosa c'ho dentro in un altro video. Poi il comodino che c'è di tutto e di più quando voglio struccarmi, eccetera. Lì c'è il mio salvadanaio che oramai non utilizzo più perché lo utilizzavo quando ero adolescente, ma però non si è mai in ritardo per ricominciare a riutilizzare le cose di una volta. Qui sto utilizzando la camicellare, ne ho due la camicellare, poi il Fission, quando voglio fare la ceretta, se diventa rossa, utilizzo il Fission. Questo è un altro olio che sto utilizzando sempre per dopo la doccia, quando sono metà umida o anche asciutta, ma lì non voglio stare lì a troppo a specificare. Comunque mi ci sto trovando bene anche con questo olio, molto buono. Qui vabbè c'è un'immaginetta, lì roba dei campioncini di Sephora e di Douglas. Questa c'è una trousse, una palette della Douglas o Douglas, non lo so come si dice, di Sephora. Questa è Sephora, questa è Douglas, vedete? E lì c'è la... Ah, se non ci credete ve lo faccio vedere che c'è invece. Aspettate, con una mano sola viene male, viene solo male. Aspettate, ragazza, perché viene malissimo. Ecco qua, questa è la trousse di Douglas, vedete che bella, che è bellissima, forma di UFO, è stata regalata da una mia zia, comunque è molto bella. Sì, ve la metto qua perché sennò ho paura che mi cade e fa un macello, allora, nel senso che si rompe. Comunque vabbè, questi sono tutti i miei quadri che avevo e che ho da quando mi sono trasferita di nuovo in questa casa, perché prima dovevo ristrutt essere ristrutturata questa casa negli anni passati. Poi mi sono trasferita in altre case, cioè in altre case, man mano negli anni che la casa è diventata nuova, rinnovata. Abbiamo sistemato ben bene tutte le cose, perché voi non sapete che io in questa casa prima era una specie di cosa storica, non so come dirlo, vabbè, farò tutto piano piano in un video a parte, in una story time, se volete saperlo, questa story time. Comunque, questa è, come si dice, altri quadri di famiglia con mia madre, io in braccio a lei, questo è mio padre quando era bambino, questa sono io, in sotto forma di marinara, sì, vabbè, in veste di marinara. Questa è mia madre in bicicletta quando era bambina. Questa sono io in braccio a mio padre. Allora,
Questa invece sono io, sempre io, che mi vanto di avere cose nuove addosso, ovvero, sapete, tutti i bambini si vantano appena comprano una cosa, che la indossano, si credono i divi di Hollywood per dircela tutta. E vabbè. Poi questa è... sono sempre io con mia madre, il mio compleanno. E avrò fatto 10 anni, se non erro, o 11, non ricordo più la data, ci deve essere scritto qua su, ma io non me lo ricordo. Yeah, che bello, vabbè. E nulla, quest'altro è un altro quadro di mia madre, vabbè, ok. Poi, questo è un altro quadro, sempre dove ci sono le mie cuginette, e vabbè, Gesù Bambino, le immagini qua. Ci sono io quando ero piccola in piazzetta, anche qui. Qui scusate, intanto sbalza questa telecamera, non capisco il perché, questo telefono. Qui vabbè, mio cugino, le mie cugine, qua ci sono io, insomma, foto un po' sparse di qua e di là, un po' sparse di qua e di là, scusate. Mia nonna, io, le mie cugine. Sì, questa è mia nonna, vedete? Sì, si mette a fuoco. Le mie cugine, poi mia nonna e io, sì, mio padrino, io e vabbè, i Rosarietti. Questa era una nostra amica inquilina, perché noi affittiamo anche case, se non lo sapete, sì. Questi sono io quando c'erano gli americani, questa foto parlo, sì, quando c'erano gli americani, esatto, vedete? Questa è un'americana, una nostra inquilina americana. Poi, vabbè, questo si sa, è Valerio Scano, che ve lo dico a fare. Anche qua ho una foto di Valerio Scano, come potete ben vedere. Ecco qui. Ma vabbè, questi sono, come si dice, calendari, che non ho più aggiornato, ma dettagli. E qui c'è un'altra immaginetta. Dove andiamo? Ah, ecco qua. Qui è un altro quadro, e vabbè, un altro quadro che mi è stata regalata una mia amica, come si dice, da Roma. Non so se è un'amica o una mia ex zia, non lo so, non mi so dire. Comunque, saluto, ciao se vedi questo video. Ciao Anita. Poi qua è tutto pieno di cose che utilizzo sì e no, provvisoriamente. Questa, come vi dicevo, è la mia fotocamera che utilizzo ogni tanto perché si scarica ogni 2x3, quindi la sto odiando, non so perché. Qua ci sono delle immaginette, Padre Pio e vabbè, e la Madonna. Qua c'ho tanti prodotti che utilizzo e già vi ho fatto vedere. C'ho una maschera viso, una crema corpo, più crema corpo che serve per abbronzarsi, un abbronzante e più dei campioncini di profumo e un rossetto della Yves Rocher. Vabbè, qua è il mio idolo, qua ci sono io insieme al mio idolo, c'è una foto due staccate, non sono tutte e due assieme, eh? Dietro di me invece c'è mia madrina di Crazy, ma vedete? Non so se si percepisce, sì. E niente ragazze, questo era il mio video della postazione, no, sì, della mia room tour, della mia camera, room tour appunto. Se vi è piaciuto il video non vi resta che mettere un bel like, spolliciate come si suol dire, thumbs up, lo ridico tante volte, per non dimenticarvene, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina. Io vi lascio da questa bella postazione che si vede qui, anche se è un po' buia, ma vabbè. E niente, comunque, questo era tutto, io vi lascio qui. Non so come riprendere perché è una cosa allucinante come riprendo io, ma vabbè. Intanto faccio qualche foto per riprendere la mia stanza. Aspettate un attimo. Ecco qua. Ed eccoci qui. Bene, fatto. Bene, io vi saluto e vi ringrazio ancora per avermi visto il video tutto. Se siete arrivati fin qua, vi prego di mettere un cuoricino o anche addirittura
un'emotion con il cuore, come dire, con la braccia così come per dire forza Melania ce la puoi fare, se mi va, altrimenti fa lo stesso, non fa niente. Ok? Un bacio e peace and love, io vi voglio bene comunque, a prescindere dal cuore o anche dal like e dal commento, e noi ci si becca al prossimo video. Ciao! Buona domenica a tutte di nuovo. Non so quando vedrete questo video perché non lo pubblico subito, lo pubblico forse dopo pranzo, vediamo se lo pubblico subito, ci penso su, ok? Ciao, a presto ragazzi, un bacione. Ciao ciao!